Tra gli elementi che caratterizzano le varie rassegne estive, senza dubbio, vi è la valorizzazione, l'esaltazione delle tradizioni, delle caratteristiche e peculiarità, del patrimonio enogastronomico di cui i nostri territori sono ricchi. Borghi marinari, paesi dell'entroterra, come Verbicaro, immerso nel Parco del Pollino e che ancora mantiene in vita antichi usi e costumi e la produzione di un prodotto tipico, il vino. La manifestazione La strada del vino e dei sapori, giunta alla quinta edizione, caratterizza le serate verbicaresi dell'8, 9 e 10 agosto. Gusto, ricette e sapori antichi, ma anche intrattenimento e divertimento. Grande soddisfazione è stata espressa dalla presidentessa dell'associazione promotrice dell'evento, Francesca Rotondaro. Noi siamo fieri di questo perché ci sentiamo ripagati da tutto l'impegno che mettiamo ogni anno per preparare la manifestazione e quindi è stata una soddisfazione anche per noi. Inoltre colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, i miei soci, i miei amici e tutti coloro che hanno creduto in noi, con la speranza di poterla rifare l'anno prossimo e anche meglio.